Fine luglio, siamo tutti stanchi, pronti ad andare in ferie. Talk abbastanza rilassante. Un piccolo viaggio dopo il keynote di Gillo, qualcosa di più. Piccolo viaggio dalla nascita del front-end, come ce lo ricordiamo qualche anno fa, alle strutture, diciamo, un po' più moderne, come è strutturato un front-end. Ringrazio Mosca per essere qui, che ci ha dato l'idea del talk e poi non c'è. Ciao Mosca. E quindi c'era una volta del CSS, del JavaScript e del server side rendering. Passo la parola ad Andrea che inizia. Una slide ciascuno. Molto tempo fa, Allora. un posto molto molto lontano, c'erano dei designer. Erano gli anni 90, e le ragazze portavano jeans a vita alta, la Nintendo aveva le azioni alle stelle. Cazzo, ma che anno è oggi? E quindi, diciamo, si scriveva soltanto HTML. HTML, l'unico modo per rendere una pagina dinamica era utilizzare il tag Markué. E negli anni 90 esce un altro linguaggio, il PHP. Fantastico, bellissimo. Cioè, riusciamo a rendere dinamica una pagina. Aprendo un tag, stupidissimo. Sì, qua è tutto statico, però mi faceva ridere. Non c'è nulla di dinamico, lo so. Però è bellissimo e cioè, sono talmente. Cioè, è più. Troppi ricordi, mi dispiace. Però cerco di andare avanti, scusate. Quindi abbiamo queste belle pagine nostre che sono diventate dinamiche. Abbiamo i tag, stampiamo delle variabili, possiamo fare dei for each, ciclare, e riusciamo a renderizzare le nostre pagine in maniera dinamica, con qualcosa che arriva magia, non si sa. Però cioè, è un po' scomodo ogni volta aprire, chiudere, fare controlli. Ci serve qualcosa che ci aiuti. Escono i template engine, finalmente, arrivano agli anni 2000, PHP va avanti, diventa oggetti, escono questi piccoli framework che ci aiutano a renderizzare le nostre pagine, a utilizzare un linguaggio di scripting per dividere la logica di business da quella di visualizzazione, diciamo. Il primo è Smarty, 2002, ancora tutto oggi utilizzato, anche in mobiliare lo usa ancora in produzione. Subito dopo arriva Twig, super supportato da un framework come Symfony, a bomba. Mustache, senza logica, utilizzato da tantissimi linguaggi, molto consigliato, anche lato front-end. Blade, supportato da Laravel. E infine Vault Falcon. Questi sono i primi 5 che alla mia ricerca dei best of Twig, cioè template engine, su Google. Quindi la nostra bella pagina, dall'apertura di tag, chiusura di PHP, diventa una cosa molto più leggibile, più carina, ci piace di più, scriviamo meno volte apri tag PHP, però su per giù, siamo su per giù sulle stesse cose, però è più leggibile. C'è ancora qualcosa che mi dà fastidio però, tutto questo stile inline. Lo stile inline, cioè, è una merda. Però, che cosa facciamo? Mettiamolo tutto in un file. Ci ritroviamo con dei file enormi, in un attimo grandi progetti diventano 10.000 righe di stile. Cioè, e quindi che facciamo? Idea, li dividiamo in tanti piccoli file. Quindi abbiamo il nostro piccolo file, tutto concentrato, lo stile riguarda l'header, riguarda il footer, tutto orientato, così è più facile trovare un pezzo se voglio modificare. Ho meno probabilità di riscrivere pezzi di codice perché non riuscendoli a trovare su un grande file, vado mirato, so dove aggiungere, eccetera, eccetera. E possiamo fare anche controlli sulla versione di IE per la condizione e fare dello stile specifico. Però tutti questi file li dobbiamo scaricare. L'utente aspetta. Aspetta perché dipende dal file. Quanti file riesce a scaricare in parallelo? 5, 10, 20, dipende dal browser. Allora, idea. Importiamolo uno solo. Importiamolo uno solo, un bel main. E facciamo tanti import in questo main. Mi fa pensare a qualcosa che oggi come oggi tutti quei file di import? Beh,
non era ancora forse la tecnologia giusta per quegli anni, ma l'idea di fondo c'era forse. E quindi ancora una volta ci ritroviamo con qualcosa che è davvero molto pesante da scaricare e rallenta il tempo di caricamento, perché oltre a scaricare il file main, nel momento in cui arriva dentro, il browser si accorge degli import e rifà ulteriori chiamate, e quindi il nostro utente aspetta ancora. L'ho bruciata, ho fatto pure spoiler, porca miseria, mi dispiace. Ecco. Aspetta. Ma questa è la più bella immagine, cercando loading sulle GIF. Meccanica perfetta. Allora, siamo all'inizio degli anni 2000, partiamo dal punto di vista dei frontendisti che si trovano col CSS, Cascading Style Sheet, che si trovano a combattere con la compatibilità del browser. Quanti ci sono passati che avranno litigato con Internet Explorer, che ci hanno litigato? Quanti ci litigano tutt'oggi? Eh? Lui ha smesso, un applauso a Massimiliano che è riuscito a smettere. Come vedevamo prima, enormi file di CSS con classi annidate, oppure tanti import che causano tonnellate di richieste HTTP. Poi c'è il problema della priorità dei selettori, quindi quando cominci ad avere progetti molto grossi ti trovi a avere, ma l'ID specificato così, come selettore del CSS, è più specifico di questo, cioè la regola fa l'override. Cioè, Gil dice certo, va a Facebook anche per questo, è giusto, è più specifico, però. E poi c'è il problema del cascading, e ti trovi a fare cose del genere, dove left banner, sidebar left, poi la sezione, poi quella ancora interno, sempre più specifico per arrivare a quel tag che indicavamo. E poi, chi è che non ci ha litigato con CSS? Che come tocchi qualcosa su un progetto e magari c'è passato qualche mese, comincia a dire, ok, mettiamo l'important, perché altrimenti se no si rompe, e più lo aggiusti, più non sai se qualche altra pagina adesso è in bianco e nero, e cosa, alla fine, vabbè. Allora, qual era la vecchia struttura di un front-end, diciamo, un po' vecchio stile? Noi avevamo la nostra cartella degli assets, più tutta la parte ovviamente di server-side che generava l'HTML, e poi andavo lì, avevo la mia cartellina CSS dove andavo a scaricare a mano Bootstrap con la sua versione, Magnific Pop-up, Video.js, librerie varie che potevano servirmi per fare cose di front-end, il mio file CSS dove andavo poi a metterci la mia logica, tutto il grosso file, poi i font, le immagini, e poi da lì, capito, bisognava fare un piccolo passo avanti e sono nati quelli che sono i preprocessori, quindi uno step sopra il CSS, quindi l'SSAS tra i primi, che ti permettevano di scrivere una sorta di CSS che poi veniva codificato in CSS, ma che portava alcune migliorie del tipo le importazioni locali, quindi tu avevi sì tutti i file separati, ma al processo di build avevi un solo file, quindi una code base più organizzata, la possibilità di utilizzare delle variabili, quindi scegliere un colore e tenerselo appresso per tutti i file senza dover fare quel famosissimo cerca e sostituisci da FFF a RR 000. Cioè le funzioni, c'ha comunque la possibilità di usare codice riusabile, quindi un po' di ingegneria sopra lo stile, la semplice scrittura di stili. E quindi si sono andati ad aggiungere dei tool, quindi il frontendista si trova a installare e utilizzare dei tool, quindi l'ESC o SAS per prendere il file iniziale scritto nel suo linguaggio e convertirlo nel linguaggio CSS. Si complica un po', però il beneficio è tanto. E questo quindi diventa la code base dopo l'utilizzo di REST, quindi abbiamo le nostre dipendenze staccate, abbiamo tutti i nostri file organizzati come ci interessa, alcuni file li portiamo in altri progetti perché sono magari funzioni che ci piacciono, che abbiamo scritto noi che ci piace riutilizzare, il main, cose globali, e poi tutto quanto viene codificato in un unico file CSS. Un unico file, zero import, file spezzettati, abbiamo un po' risolto il problema che c'era prima. Però abbiamo anche il problema che noi abbiamo queste qui per il CSS, le dipendenze per il JavaScript. Perché reinventare la ruota? Scarichiamo i plugin, quindi c'è jQuery, chi non ha mai usato jQuery? Ovviamente. E c'è Bootstrap per fare gli stili, fare lo scroll, lo slider, Foundation per chi lo ha, Magnific Pop-up, un'ottima libreria per fare pop-up, GPU Player per i video, jQuery Mobile, lo ritroviamo per
i primi siti mobile, bellissimi, leggerissimi, Video.js sempre per gestire i video, un avanti, interfaccia, backbone, grandissimo, no? jQuery UI, poi abbiamo D3.js, abbiamo Chosen per le sele, Handlebars, underscore, cominciamo a fare qualcosa di JavaScript un po'. jQuery file upload, prototype e dojo, alternative, jQuery select, jQuery gallery, jQuery Pokémon Go, ovviamente sarà uscito anche quello, e continuiamo a utilizzare jQuery. Nel frattempo la nostra cartella degli asset diventa zeppa di file che non sono neanche scritti da noi, li scarichiamo a mano da download. E quindi nel frattempo ho detto basta, troviamo un package manager che ci gestisce le dipendenze. Gli anni 2003-2004 più o meno nasce Bower da Twitter. Un po' più avanti, qualche anno di più. No, più vicino. Più, meno. Siamo addirittura nel 2011, quindi abbiamo passato un decennio a scrivere questa roba. Vabbè, un unico file dove scrivete le dipendenze con le proprie versioni, download automatico con Bower Install, ci vuole un attimo. Chi viene PHP è l'equivalente di Composer, di NPM, soltanto per asset di front-end. E poi devo fare l'upgrade, vabbè, non vado su Bootstrap, scarico una nuova versione, rispacchetto lo zip, ricarico il file CSS, controllo che si... cambio la versione, rifaccio Bower Install e ho la dipendenza aggiornata, è molto più comodo. E adesso posso fare anche così, posso scaricare il mio jQuery da Bower. E la mia codebase si migliora un pochetto dove ho una cartella, dove ho tutte le dipendenze, non me ne frega niente di quanta roba ci sia qua dentro, le mie file di stile che vado a scrivere io e poi il file alla fine sempre compresso e compilato da adesso o SAS che sia. Aspetta, c'è un bellissimo script per fare jQuery, per fare libreria per fare carousel e pop-up, ma poi e poi nasce Node.js, è l'esplosione di JavaScript, da che nasce per fare Carousel nasce sul lato server, c'è cioè questa esplosione, tutti i tool come LESS, SAS nascono. Beh, SAS no, poi l'ha raggiunto, scritto in JavaScript, guarda che bello JavaScript, Node.js, guarda che bello Common.js, tutti i vari moduli, fai il require, hai tutto incapsulato, non c'è più funzioni finte per evitare che la variabile vada a contaminare il namespace globale. Tutti i piccoli file che puoi richiamare, una modalizzazione forse esagerata, installate anche un modulo per fare una funzione, ci vogliono due righe, però tutto separato, bellissimo, Node.js va da paura, piace a tutti, ma perché non posso utilizzarlo sul front-end? Dove ho questi problemi? Aumenta il sito, aumenta il mio file JavaScript sempre più grande, ho carousel, ho logiche particolari. Li comincio a separare, ma poi li devo anche riassemblare per diminuire le chiamate HTTP. Ma quello che vuole il developer, come in tutti i linguaggi, è avere cose piccole che funzionano, specifiche di un determinato logica e ottimizzate. E quindi da lì, se lo posso fare con Node.js, che è JavaScript, perché non lo posso fare anche su un front-end, una cosa del genere? E nasce quello che poi è diventato molto famoso come Browserify, che wrappa la funzione require e permette di utilizzare la stessa sintassi che veniva utilizzata su Node.js, quindi Common.js, per creare JavaScript di front-end, quindi piccoli moduli, utilizzare require che poi venivano inclusi in un unico file, bundle.js, carichiamo sull'FTP ed è pronto. Con tutto quanto. Quindi abbiamo un unico file CSS compilato, un unico file JavaScript compilato, un altro tool che devo utilizzare per fare questa cosa. Quindi abbiamo la figura del front-endista comincia a essere da che scriveva solo CSS a essere un po' più logica, ingegnerizzante. E quindi questo è un po' l'asset quasi definitivo, dove ho la mia cartella di ISTE, di produzione, dove vado a mettere tutti i miei compilati. E poi la cartella sorgente dove ho tutti i vari file JavaScript, tutti i file nel mio linguaggio di preprocessori CSS, le mie dipendenze totalmente staccate, e quindi questo ci avviciniamo a quello che è la struttura moderna e organizzata.
Però a tutti non piace JavaScript. Quanti piace JavaScript? Questo è un meetup di JavaScript? Ok. Quanti non piace JavaScript? Un paio hanno alzato, sono pughisti. Vabbè, quindi ho cominciato a fare, vabbè, trasformiamo, non mi va di scrivere JavaScript, però sul browser gira solo JavaScript, mettiamoci qualche altro linguaggio in mezzo che poi in qualche modo compila in JavaScript. E quindi nasce CoffeeScript, metalinguaggio che poi viene compilato in JavaScript, TypeScript, Dart da Google, C, C++, e S6, quindi è un nuovo standard, ma non tutti sono compatibili, quindi la transpiler per ritornare compatibile a S5, e JavaScript to JavaScript, c'è anche il compilatore che converte JavaScript a un altro JavaScript, e aggiungono altri tool, perché ognuno di questi, ogni volta, PHP e JavaScript non c'è, ok, prossimo progetto condiviso tra Pug Roma e Roma JS è PHP to JavaScript. E da PHP. E quindi andiamo ad aumentare i tool che vanno ad utilizzare, dove essere utilizzati lato front-end. Poi nascono i nuovi framework front-end, come tutti conosciamo, cominciano i single page application, le web app, i framework, da che era Backbone più jQuery con Backbone View, arriva Angular, poi c'è Ember, Meteor, React.js degli ultimi 2 anni circa, anno e mezzo, e comincia a stravolgersi l'ambiente di fare front-end, quindi non ci sono più la pagina HTML generata dal PHP con il codice dentro e un po' di CSS, ma comincia a spostarsi tutta la logica della view lato browser. E come cominciano a rapportarsi i front-end? Diventano figure veramente di developer. Ci sono developer che fanno solo front-end. Ma non è solo quello che fa il CSS, ma è quello che costruisce tutta l'interfaccia e viene runnata solo sul browser. E come in questo caso il server che ruolo c'ha? E poi ormai tutto c'ha un API, chi fa server, diciamo, su web app moderne scrive soltanto API, REST o meno, endpoint che comunicano con il front-end direttamente, quindi tutta la logica della view viene spostata sul browser. Sicuramente vi siete persi dei tool, quanti ne abbiamo elencati finora? 75. Esatto, ma ricapitoliamo perché qualcuno si stava addormentando forse. Quindi abbiamo detto che abbiamo LESS, SAS, Browserify, Webpack, Rollup. Per chi non lo sapesse, Webpack e Rollup non sono altro degli altri module bundler come Browserify, che serve a unire le nostre dipendenze o il nostro codice per farlo diventare un unico bundle e avere un asset solo finale. Uglify per minimizzare il file buildato, i transpiler per convertire S6 in S5 o altri, per altri tipi di loader, ImageMin per minificare le nostre immagini, sono troppo pesanti, le vogliamo più leggere, il watch perché mentre sviluppo non voglio stare lì a ricaricare o a dire ho modificato il file, salvo, voglio che si ricarichi in automatico la pagina, io devo andare veloce, devo scrivere codice. E quindi ci troviamo di fronte a mille tool, mille cose da lanciare da dire di comando. Qual è la cosa che ci annoia di più? La ripetizione. La ripetizione. Quindi ho bisogno di qualcosa che faccia tutto questo per me. Cosa può essere? Un task runner. Qualcosa che una volta configurato su questo progetto, mentre io faccio qualcosa, scrivo codice, tu fai altre cose. In automatico, magia, boom, si ricarica il browser e vedo la mia modifica. Allora nasce Grunt, che è un task runner o come Gulp, e anche Webpack. Perché Webpack ritorna? Perché Webpack, a differenza dei precedenti come Browserify e Rollup, al suo interno permette di utilizzare loader e plugin che riescono a fare le stesse cose che dovresti fare con un task runner. Quindi è tranquillamente autosufficiente. Ovviamente può avere dei limiti, perché Grunt e Gulp si possono fare qualsiasi tipo di cosa perché si ha proprio in mano Node, invece su Webpack ci sono tantissimi plugin che ti possono aiutare, li puoi scrivere anche tu, quindi volendo può essere una valida alternativa. Però per fare tutto questo abbiamo bisogno di una cosa sicuramente, che è Node e il suo package manager che è NPM. Basta fare npm init nella nostra root del nostro progetto, si crea in automatico un file che si chiama package.json con delle specifiche,
dove sono ben definite le mie dipendenze di progetto, in dev dependencies o dependencies, dipende dal tipo di pacchetto di cui ho bisogno. Una cosa che vorrei far notare è script, che è una pratica che non viene tanto utilizzata, specialmente per chi usa TaskRunner. Perché spesso utilizzo grunt, allora io per fare la mia build faccio grunt, build, dist, quello che è. Ma invece utilizzando il tag script posso fare npn run build o npn run start. In questo modo mi sto disaccoppiando totalmente dal tool che davvero andrò a utilizzare. Quindi al suo interno potrò definire proprio utilizza il comando grunt cli in fase dev su start o in dist per build, dove grunt dist è il task di grunt in quel caso. Allo stesso modo potrei utilizzare gulp domani perché grunt è morto, mi basta cambiare due righe e il mio package manager funziona lo stesso. E anche le nostre CI ovviamente. Un piccolo esempio di configurazione di grunt, basta mettere nella root del progetto un file dal nome grunt.js, dove utilizza proprio la specifica common.js per esportare le configurazioni, che è il modulo export, dove in questo piccolo esempio, se guardate in fondo, come si fa il rosso, il pallino, centro, primo? Registro i miei task, i primi che abbiamo visto prima dentro script, che è start e build. In caso di start, sto dicendo esegui il mio task sas e il watch, che sono i due soli task che ho definito dentro il mio init config. Al sas non fa altro che prendere tutti i miei file sas e convertirli in un unico file CSS. Il watch invece si mette in ascolto una determinata file di un determinato path e nel momento in cui scatta il watch fa ripartire il task sas. Quindi ho modificato il file, lui in automatico fa partire il task che ricompila tutti i sas, magia, c'ho già, sta il CSS pronto all'uso. Ovviamente ci sono tantissime librerie open source per fare qualsiasi cosa e qualsiasi task, come ad esempio Grunt Contrib CSS Min per minimizzare il CSS buildato da SAS, quindi dopo SAS potremmo aggiungere il tag CSS Min in produzione ma non in dev ad esempio. Abbiamo l'ES, ovviamente l'alter ego per il linguaggio di preprocessore da SAS, il concat per unificare le mie dipendenze esterne prese da Bower ad esempio, Uglify per minimizzarle, image min per ripicciolire le mie immagini, copy, clean che possono essere comodi se devo spostare diciamo degli asset fisici tipo le immagini, penso ai font o di Fontao, insomma ad esempio dentro la root del mio progetto, il live reload come vi dicevo prima per far ricaricare la pagina, JS int molto importante per quanto riguarda lo stile di codice e le sue regole, ESLint l'altra tipologia di style code e Pokémon Go Grunt, vabbè ormai è ridondante, e tantissimi altri. E gulp anche stessa, anch'esso un file di configurazione che è gulp.js, non esporta ma internamente è self-contained, quindi in alto faremo require dei componenti di cui abbiamo bisogno per i nostri task, e in questo caso, in questo esempio ho messo soltanto queste due perché non c'entrava nella slide, anche se ne uso molti altri come ad esempio concat, laglify o niente, uguale. E una volta definiti i task, nel tag default vado a definire diciamo un altro array dei task da eseguire che non è obbligatoria ma è per definire l'importanza e la priorità di task da eseguire, perché gulp a differenza di grunt legge dall'alto verso il basso, quindi nel momento in cui do il comando gulp sarebbe seguito prima questo e poi questo. Se invece ad esempio volevo fare viceversa bisogna definire un array del genere. E anche in questo caso abbiamo tantissimi componenti che possiamo portarci giù con npn e definire il task opportuno, ognuno di loro ha il suo sistema di configurazione. Che come potete notare la fantasia di noi sviluppatori è micidiale, identici nomi spiccicati. E infine abbiamo Webpack. Webpack
come grant esporta un CommonJS. Nella root del nostro progetto ci basta mettere webpack.config.js e in questo piccolo esempio mostriamo dove è, diciamo, la mia entry point del file JS. In questo caso ne ho soltanto una. I rispettivi loader, per ad esempio, questo è un esempio di utilizzo di Babel per convertire codice S6 in S5. Questo qua è un altro tipo di loader che serve a leggere i file less e importarceli all'interno del nostro JavaScript. Cioè, che cosa fa questo extra text plugin? Io dentro il mio componente JavaScript posso fare require di un file sass, l'opportuno loader mi permetterà di caricarlo con require, convertirlo e rendermelo funzionale dentro il mio componente che utilizza il file JS. E quindi avrò lo stile iniettato nel JavaScript. E output, dico semplicemente come chiamare il bundle finale, quindi ne avrò uno solo, e dove spostare l'asset o gli asset che durante la configurazione. Con Webpack non soltanto un modulo, ma possiamo creare anche più moduli, quindi oltre a definendo più entry, posso definire anche più bundle da esportare dentro l'output finale. Come vi dicevo, permette CommonJS S6, ha un bellissimo componente che è Dev Server, che ci aiuta a sviluppare in modalità da dev facendoci live reload automatico, watch, eccetera, eccetera. Sono andato avanti. E abbiamo più di 150 loader per leggere qualsiasi tipo di file. Se abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di formato all'interno del nostro componente JS, esiste un loader opportuno a quel tipo di file e con require ci viene tranquillamente esportato e ci possiamo elaborare e ci possiamo fare anche logica di business. Ovviamente ci sono gli opportuni loader per SaaS, per LESS, più di 30 plugin, quello che è ExtractX plugin è uno di questi. Ovviamente esiste non il componente che fa l'ugly file, ma il plugin che fa l'ugly file del nostro JS, il plugin che ci riduce le immagini, la possibilità di fare dei common chunk, cioè lui in maniera intelligente individua le parti riutilizzate, utilizzate spesso da più entry point e li sposta in un common chunk, quindi portiamo un pacchetto esterno che viene utilizzato da tutti i nostri bundle e ce li abbiamo a gratis, senza andarli a specificare a mano, oppure se vogliamo fare delle cose particolari possiamo anche specificare a mano in maniera puntuale, dire come splittare i nostri bundle. L'ho bruciata. Demo time. Demo. Sì. Vi va di vedere una piccola demo? Sì, dopo questa carrellata l'idea era, siamo ai giorni d'oggi e quindi vediamo come realizzare un bel progetto carino con tutte queste belle tecnologie. Il progetto non è una semplice web application scritta in React per gestire dei to-do e consuma le API di un progetto fatto in Symfony 3. Cos'altro? Il buildato viene fatto con Webpack. Usiamo Docker Compose. Esatto. Ma questo è un altro discorso. Diciamo, il focus principale di questa piccola demo era come poi viene amalgamato il codice front-end con quello del back-end. Una delle domande che era nata poi su Slack era appunto come poi gestisco il deploy nella mia applicazione che comprende il mio back-end con la mia applicazione, grazie, con la mia applicazione, con il mio front-end elaborato dagli front-endisti, quindi con tutte le sue dipendenze. Il problema che si poneva era: non voglio ovviamente fare un unico pacchetto con il file compilati del CSS per poter poi caricarlo e fare gli altri task online. Qui appunto, come diceva Andrea, è un'applicazione Symfony dove, vabbè, qui quindi tutte le cartelle classiche di Symfony, dove noi siamo abituati, o meglio, eravamo abituati a una cosa, aspetta, lo prendo da qui,
a una cosa del genere. Utilizzando Bootstrap, ad esempio, quindi le dipendenze brute scusate, vanno a finire dentro Pendle di web. Abbiamo il nostro layout generico per tutta l'applicazione, il menu con Bootstrap, mezzo condiviso con tutte le view, e poi il nostro blocco che veniva riempito dai vari controller con le varie pagine. Poi con l'avvento appunto di queste nuove tecnologie, del fatto del front-end gestito in maniera autonoma dal browser, si arriva a poter fare un unico file HTML, molto, molto più snello, dove vengono caricati i CSS compilati, il bundle JavaScript, adesso andiamo a vedere come viene generato, e poi un unico tag dove poi viene montata l'applicazione JavaScript. Ovviamente questo ha pro e contro, lato SEO, lato indicizzazioni, quello che volete, ovviamente non è l'approccio completo, però è l'approccio base per poter avere in un'unica repo tutta l'applicazione Symfony con le sue API e in questo caso una cartella front-end con i sorgenti della parte di appunto front-end di JavaScript. Dove qui troviamo la configurazione di Webpack, dove ogni file JavaScript viene eseguito, in questo caso è un'applicazione React molto semplice con la to-do list, tutti i file JavaScript vengono compilati da Babel, quindi da ES6 vengono convertiti in ES5, eventuali immagini, il LESS viene ricompilato con il loader apposito e viene spostato l'output nella cartella Web Assets. Questo cosa permette di fare? Permette da una parte al frontendista di poter lanciare Webpack con questa configurazione e avere il suo ambiente di sviluppo con il live reload, quindi un suo HTML dedicato, ecco qui, base, eventualmente con il live reload, con il bundle all'interno e fare tutti i suoi test. Una volta finito lo sviluppo, bisogna andare in produzione, ad esempio dentro PackageJSON, quello che faceva vedere prima Andrea, i famosi script. Basta un npm run build e automaticamente tramite Webpack viene eseguito tutte le file di compilazione e viene creato i file definitivi. In questo caso dentro la nostra cartella web assets, eccoli qua. Quindi questo CSS minificato, questo tutto il bundle, che ovviamente non verrà non inclusa nel repository. Questi sono tutti i file sorgenti come fosse la cartella vendor di Compose. Ugualmente tutte le dipendenze necessarie solo al frontend. Quindi c'è lo sviluppatore che lavora sulla sua cartella, il sviluppatore frontend, e quello backend che lavora sulle sue cartelle di backend. Per chi poi vuole vedere, poi pubblichiamo le slide, c'è una piccola applicazione appunto React, una to-do list che utilizza Redux e viene montata all'interno dell'HTML. La parte, ecco, qua dell'app, a questo punto, vabbè, nuovi componenti React, tutta la parte del sito viene gestita internamente. Qui, ad esempio, nell'header andremo a trovare quella navbar che è comune a tutte le pagine e che prima era interna al base layout di PHP, e tutte poi la gestione dell'interazione viene gestita direttamente sul browser. E questo, proviamo a vedere il risultato. Lost. Ci proviamo. Questa è quella che risponde da PHP. Ottimo. Classico, 100 volte al giorno. Eccola qui. Quindi abbiamo la nostra applicazione che all'avvio si collega alle API scritte in Symfony, scarica i to-do e ad ogni operazione si sincronizza chiamando le API del backend. Poi ci sono vari approcci, questo poi può avere tutto un altro seguito di talk del tipo adesso se io scrivo qualcosa e premo add non mi si aggiunge fin tanto che il server non mi risponde. E questo è un tipo di approccio, quindi posso mettere la mia rotella di caricamento.
un altro tipo di approccio, è tipo questo del complete, che in realtà lo segna come complete, poi nel frattempo manda la richiesta, in caso la richiesta non venga soddisfatta per qualche motivo, annulla la versione front-end. Diciamo che come fa questo è lo stesso comportamento che fa Gmail quando inviate la posta dal client. Al 90% delle volte va tutto bene, se poi c'è un errore, quindi vi dice inviato, se poi c'è un errore di invio, ritorna sui suoi passi e vi notifica il mancato invio. E poi qui i vari filtri, tutta la codebase di React. That's all.